Buongiorno e bentrovati gentili telespettatori di Teleprima ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che si apre con l'andamento della curva pandemica sul territorio nazionale. Sono 8.444 i nuovi positivi al Covid a fronte di 145.819 tamponi processati con un tasso di incidenza che sfiora il 6%, si attesta al 5,8, 301 invece le vittime nelle ultime 24 ore. Una discesa leggera delle terapie intensive, sono meno 13 posti letto occupati con ingressi di 132 persone in sole 24 ore, mentre c'è una discesa leggermente più consistente anche dei ricoveri ordinari, sono meno 27, sempre nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino appunto della Protezione Civile. In Campania invece sono 1.282 i nuovi positivi al coronavirus, di cui 486 persone sintomatiche. Sono stati 11.364 i tamponi molecolari analizzati e 1.927 invece quelli antigenici. Circa 60 vittime sono 58, di cui 38 nelle ultime 24 ore, 20 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino, 1.836 invece i guariti. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 656 i posti di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 141, sono 3.160 invece quelli di degenza ordinaria, ne sono occupati 1.527. Possibile un cambio del piano vaccinale una volta che si sarà completata la vaccinazione degli over 65, con il criterio delle fasce d'età che potrebbe essere in parte derogato, con una sorta di maxi categoria under 65 da poter vaccinare con più flessibilità, ma purché questo avvenga è fondamentale avere il numero adeguato di vaccini. Lo ha spiegato il generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid. Ha detto: quando verrà messa in sicurezza tutta la fascia degli over 65, si aprirà una nuova fase vaccinale parallela, dando spazio alle aziende che hanno messo a disposizione i loro spazi per la cittadinanza, inviando le dosi e aprendo in modo contemporaneo, proprio per far ripartire in modo importante le classi produttive. Un cambio di strategia basato su due punti fondamentali. Innanzitutto, con la protezione degli over 65 ci sarà un crollo importante della mortalità, e inoltre, quando si sarà finito di immunizzare questa categoria, ci dovrebbero essere abbastanza dosi di vaccini per poter procedere appunto con la succitata modalità parallela, come spiegato anche dal commissario Figliuolo. Una importante consegna di vaccini è attesa nel secondo trimestre dell'anno, dove saranno attesi 62 milioni di dosi e altri 94 milioni poi nel trimestre successivo. Solo per maggio si attendono tra i 15 e i 17 milioni di vaccini. Si tratterà principalmente di Pfizer, Moderna, ma anche di AstraZeneca e Johnson & Johnson. Naturalmente, senza una disponibilità concreta, non solo diciamo a numeri, non è possibile mettere in atto questo progetto vaccinale. In Campania invece è stato sottoscritto in regione un protocollo d'intesa per la campagna nei luoghi di lavoro. Lo ha confermato il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, e a parlare proprio della campagna è stato il governatore, che si è recato in visita presso l'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, lanciando però un allarme, ha detto il presidente. Se pensiamo di fare la ricreazione senza comportamenti responsabili, noi ci giochiamo l'estate. Sentiamo proprio le parole di De Luca. La Lega dovrebbe dire come si contrasta l'epidemia nei luoghi di assembramenti. Io, per esempio, sono per consentire l'apertura dei ristoranti di sera fino alle 23 e consentire il rientro dei clienti fino alle 23:30, avendo i clienti la ricevuta fiscale da esibire alle forze dell'ordine che controllano il territorio. Non è lì, a mio parere, che si determina l'esplosione del contagio, ma nella movida incontrollata, quando hai migliaia di persone senza mascherine che si trasmettono il contagio. Per quello che ci riguarda, stiamo facendo una cosa unica in Italia. La prossima settimana credo che distribuiremo 250.000 tessere di vaccinazione, la CARD della regione, che certificherà l'avvenuta vaccinazione, cioè
l'assunzione delle due dosi. E quindi chi sarà in possesso di questa card potrà circolare liberamente e andare nei ristoranti, cinema, teatri, anche al di là delle quote stabilite. Mi pare una cosa molto importante. Si tratta della green card che sarà distribuita a livello nazionale? La green card di cui parlano in Europa, di cui parlano in Italia e che a Napoli è già stata realizzata. Non lo troveremo scritto sui giornali, ovviamente. Mi è capitato di vedere una settimana fa un grande quotidiano nazionale che riproduceva una foto con la green card della regione Campania, ma senza spiegare che era quella della regione. Vabbè, lasciamo perdere, sapete come funziona ormai. Soltanto quella card, insomma, per i cittadini campani? Assolutamente, è più che sufficiente quella card, anche perché è estremamente sofisticata. È una card che tiene conto dei problemi della privacy, che contiene un microchip sul retro che, avvicinato a un cellulare, consente di avere tutte le informazioni della piattaforma digitale della Regione Campania. Quando è stato vaccinato, se è stato vaccinato innanzitutto, quando, e consente di avere anche altri servizi. Sulla card si può trasferire anche l'abbonamento, per esempio, di Unico Campania. Mi pare una bella ulteriore prova di efficienza in una regione che è all'avanguardia in Italia per il Covid. Vorrei che arrivasse a chi ci ascolta questo dato. I due dati che misurano la gravità del Covid sono semplicemente le occupazioni di terapie intensive e il numero dei decessi. Tutti gli altri dati sono manipolabili. Da questo punto di vista la Regione Campania è la regione che ha il numero più basso di accessi in terapia intensiva e il numero più basso di decessi per Covid. Dunque, nonostante la carenza di vaccini, nonostante 15.000 dipendenti in meno, siamo la regione all'avanguardia nella battaglia contro il Covid. Ovviamente dobbiamo continuare e non rilassarci. Giornata importante per la Regione Campania che prosegue nel suo progetto di vaccinazione, come ha già specificato in più di un'occasione il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, perché da oggi è aperta l'adesione al piano vaccinale delle fasce di età tra i 50 e i 59 anni, dunque gli over 50. Le convocazioni, ha fatto sapere l'unità di crisi regionale in una nota diramata sui propri canali ufficiali, si attiveranno nei tempi più rapidi possibili, compatibilmente con l'arrivo dei vaccini. Dunque attività che proseguono, il link per poter procedere all'adesione è il consueto, che si trova tranquillamente sul sito della Regione. Anche qui però sarà fondamentale l'arrivo di fiale di vaccino per poter procedere con il progetto della immunizzazione di tutta la Regione. Ci spostiamo ora a Salerno perché, a seguito di numerose ispezioni da parte della Guardia di Finanza locale, sono state sequestrate due aziende agricole e i titolari sono stati denunciati per gravi violazioni alla normativa ambientale. È trattato di due imprese nel settore caseario a Montecorvino Rovella. In una prima occasione i militari hanno notato degli scarichi sospetti, accertando poi la provenienza da una rete di caditoie e di pozzetti ricavati in diversi punti dell'area, attraverso i quali i reflui venivano sversati in canali adiacenti che sfociavano a loro volta nei corsi d'acqua limitrofi. È emerso infatti che le varie strutture erano state anche realizzate in modo assolutamente abusivo, tra cui anche una adibita a recinto per cavalli. Inoltre, in assenza di un idoneo sistema di smaltimento, i percolati che erano ammassati in vasche di fortuna si riversavano continuamente nel terreno. In modo analogo accadeva anche nel secondo allevamento, a nemmeno 5 km di distanza dal primo, dove sono state identificate dalle fiamme gialle le stesse identiche violazioni. Attività particolari che sono riguardate anche le celle di refrigerazione del latte, che erano altamente tossiche sia per l'ambiente che per gli animali. Dunque si è proceduto al sequestro e ne è stata disposta contestualmente la chiusura. I due imprenditori, che tra l'altro dovranno assicurare l'immediata bonifica e ripristino dei luoghi, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Salerno per smaltimento illecito di liquami, abusivismi edilizi e abbandono di rifiuti speciali. Rischiano fino a un anno di arresto e 26.000 euro di ammenda.
Ad Avellino invece il trend dei positivi Covid-19 in risalita. Il sindaco Gianluca Festa, nella sua consueta conferenza stampa del lunedì, ha voluto lanciare un campanello d'allarme ai cittadini irpini. Lo sentiamo. Continuiamo a essere responsabili e maturi. La zona gialla ci consente sicuramente pian piano di avvicinarci alla normalità, ma non possiamo immaginare che ci sia il liberi tutti per cui si torna a gennaio del 2020. Assolutamente no, sarebbe un errore gravissimo che poi pagheremmo nei prossimi mesi. Allora massima attenzione. Questo è solo un andamento che rappresenta un alert. Questo aumento è un aumento che non mi piace. Io sono fiducioso, convinto che il dato potrà essere migliore in questa settimana, anche se chiaramente registriamo nei giorni successivi l'andamento del virus. Non immagino che dalla sera al mattino successivo ci possa essere la positività, però è un andamento che non mi piace e quindi mi raccomando, non abbassiamo la guardia. Questo invece, questa è la proiezione del coefficiente su 100.000 abitanti, 148,09. La Campania è sempre più alta, ma ribadisco, noi siamo abituati, siamo sempre stati abituati ad avere una percentuale più bassa della Campania, notevolmente più bassa, e dobbiamo tornare ad avere questi numeri. Io non voglio che ci sia invece questo aumento. Guardate, anche rispetto alla scorsa settimana c'è un trend, rispetto anche a 2 settimane fa c'è un aumento. Campanello d'allarme che deve farci aprire gli occhi e deve farci prestare la massima attenzione. Attenzione che io ho riposto nella mia ordinanza con la quale ho rinnovato la DAD per le scuole superiori. Io comprendo che ci sia un disagio, io lo so, mi rendo conto, però guardate, in questo momento questi dati confermano il mio atteggiamento rispetto anche a quello che accade in provincia. Noi ora più che mai non possiamo sbagliare. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica in terra di lavoro con i dati diramati dall'ASL. Nel primo bollettino della settimana di ieri sono stati 245 i nuovi positivi, con 8 vittime e 237 guariti, per un saldo complessivo che resta invariato rispetto al bollettino domenicale. I tamponi elaborati sono stati 1.647, preoccupa il tasso di incidenza che è in risalita, sfiora il 15%, si attesta al 14,88. Caserta resta in cima per numero di casi attivi con 468 positivi, c'è poi Maddaloni con 432, poi Marcianise con 427. Proprio a Marcianise, giornata importante quella odierna, perché il primo cittadino, Antonello Velardi, ha comunicato che sarà possibile vaccinarsi senza prenotazioni presso l'ospedale di Marcianise. L'accesso sarà libero dalle 12 di oggi fino a mezzanotte, riservato agli utenti over 60 che risiedono non solo a Marcianise ma anche a Capodrise, Macerata Campania, Portico di Caserta, Recale e San Marco Evangelista. Sarà loro somministrato il vaccino AstraZeneca e tutti i diretti interessati si potranno presentare liberamente, ma ci sono delle fasce orarie da seguire. In data odierna, martedì, dalla lettera A alla lettera L, si procederà anche mercoledì dalle 8 alle 23, dalla M fino alla Z. L'ASL provvederà a disciplinare l'accesso e l'invito lanciato dal primo cittadino è assolutamente quello di evitare assembramenti, perché con calma e intelligenza, dice Velardi, si può fare tutto. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli è implacabile a Torino e prosegue la sua corsa Champions, agganciando Juventus e Milan al terzo posto, approfittando della doppia debacle sia dei bianconeri fermati a Firenze sia dei rossoneri invece sconfitti contro la Lazio. L'unico rammarico forse per il Napoli è non aver chiuso la partita e aver avuto la possibilità di siglare più reti, ma ormai la zona Champions è lì e ci sono tutte le possibilità di poterla raggiungere. Il Napoli è partito subito forte, all'11esimo ha siglato il gol del vantaggio con un bel destro di Timoé Bakayoko e ha raddoppiato poco dopo con un guizzo in velocità di Victor
Osimhen. Il Torino ha provato a rientrare in partita prima con Bremer, poi un quasi autogol di Di Lorenzo salvato da Osimhen sulla linea. Nella ripresa ottimo intervento di Meret su una conclusione di Ansaldi. Napoli però ha risposto due volte con Osimhen, due volte molto bravo Salvatore Sirigu, poi qualche cambio per Gennaro Gattuso e per l'allenatore Davide Nicola. Gli azzurri hanno anche colpito due legni, prima con Zielinski e poi con Insigne, ma alla fine il risultato non è cambiato, nonostante poi un'espulsione a poco dalla fine per Mandragora per doppia ammonizione. Non cambia, come si diceva, il risultato. Il Napoli raggiunge il terzo posto in classifica, dunque in piena lotta per la zona Champions. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.